Buongiorno a tutti, amici giallorossi, a tutti i seguaci del canale. Finalmente siamo tornati a vincere, è stata dura, ce l'abbiamo fatta, però ieri 3 punti vitali, fondamentali, contro una ostica e coriacea Udinese che voleva mettere alle spalle la pesante sconfitta con il Napoli. E una Roma però ben messa in campo, una Roma murignana nella grinta, nell'atteggiamento, nella mentalità, nella voglia di portare a casa questa vittoria anche soffrendo, però 3 punti fondamentali che ti tengono a contatto proprio lì con i vertici dell'alta classifica. 3 punti fondamentali, i primi 3 punti che portano la firma esplicita di Tammy Abraham, un gol che può sembrare facile, ma che in realtà di tacco lì non era per niente scontato su una grandissima discesa, un grandissimo duello, una gran palla messa in mezzo dal terzino romanista e romano Riccardo Calafiori, prodotto del vivaio giallorosso, una delle note migliori di una serata che ci vede festeggiare la porta inviolata, ci vede festeggiare la grande prestazione di Ma Gianluca Mancini e Roger Ibáñez al centro della difesa, che hanno completamente annullato Pussetto e gli altri attaccanti dell'Udinese, la solita partita importante di Rui Patricio. Come ha detto anche José Mourinho, 30-35 minuti fatti molto bene dalla Roma. Udinese che ha superato la metà campo soltanto verso il 20° minuto per la prima volta. Due pali, per non farci mai mancare la solita dose di sfortuna, con Michi e con Zaniolo, tanta aggressività, recupero palla immediato, buone trame di passaggio e poi la grande giocata che balza l'1-0. Nel secondo tempo invece vuoi la voglia di gestire le forze, vuoi il fatto di essere in vantaggio, vuoi il pensiero del derby, vuoi un calo fisico e la crescita anche dell'Udinese, la Roma ha sofferto, ma ha sofferto da squadra in maniera compatta, in maniera unita, con Abraham, Mkhitaryan, Zaniolo, i primi a dare una grande mano in fase difensiva. Una vittoria di squadra che è piaciuta a Mourinho, a differenza del secondo tempo col Verona. C'è da lavorare, c'è da non concedere quelle imbucate soprattutto alle spalle dei terzini, che sono le uniche vere occasioni che l'Udinese è riuscita a creare, un paio di volte sventate da Rui Patricio, altre 2 volte con Udogi e Soppi, molto interessante tra l'altro questo Soppi, che hanno concluso male. Non grandi chance per l'Udinese, però c'è da migliorare la condizione atletica, c'è da migliorare queste imbucate alle spalle dei terzini, c'è da migliorare anche nelle trame offensive, perché nel secondo tempo la Roma non ha mai tirato in porta e questo non va bene. Mourinho si è detto felice, ma apriamo una pagina importante. Apriamo una pagina importante perché, e bisogna dirlo con durezza, con toni pacati, ma con durezza, non è possibile che gli arbitri vengano a Roma a fare i loro comodi. Domenica c'è una partita fondamentale, il derby di Roma, la partita più importante della stagione per le squadre della capitale, e non è possibile che il signor Antonio Rapuano di Rimini, sole 7 partite in Serie A, si erga a protagonista inventando un'ammonizione ridicola, come ha definito Mourinho, che si va a sommare alla prima giusta, ma una seconda ammonizione ridicola, perché Pellegrini non carica il braccio, perché Pellegrini salta con il braccio largo ma colpisce la spalla di Samardžić, mai il volto. Una seconda ammonizione ridicola che ti condiziona pesantemente la prossima partita, non solo perché capitano Pellegrini, ma anche perché leader tecnico, emotivo e migliore di tutto questo inizio di stagione della Roma. Un'assenza pesantissima, immeritata, ingiustificata. Ci sta a criticare Mourinho, doveva toglierlo prima, forse qua. No, no, è un ragionamento anche giusto,
Ma no, lì ha fatto tutto il signor Rapuano inventando un'ammonizione davvero ridicola, davvero ingiustificabile, davvero assurda, che fa venire cattivi pensieri. Che è meglio scacciare via, ma fa venire cattivi pensieri. Detto questo, e sperando che Pellegrini, Mourinho sappiano trasformare la rabbia di questa decisione, di questa assenza in motivazione. Chi potrà prendere il suo posto? Immagino Mkhitaryan centrale con l'inserimento di El Shaarawy a sinistra, ma mai sottovalutare Mourinho, potrebbe inserire Shomurodov, potrebbe inserire Carles Perez, spostando invece Zaniolo, trequartista centrale, o potrebbe anche inventarsi qualcos'altro. Oggi non c'è stato tempo di riposo, squadra subito tornata ad allenarsi in vista del derby, si gioca domenica alle 18. Vigna ancora lavoro personalizzato, vediamo domani se riuscirà a recuperare per il derby. Sarebbe importantissimo il recupero di Matias Vigna. Per il resto si andrà sulla solita formazione con Abraham, Zaniolo, Mkhitaryan e appunto il dubbio tra Shaarawy, Shomurodov e Perez, Veretout e Cristante, nonostante le bombole d'ossigeno Mourinho non le toglie mai, e dietro Calafiori o Vigna con Mancini, Bagnez, Karsdorp e Rui Patricio. Di contro una Lazio che ieri ha pareggiato al 90esimo sul classico calcio di rigore trasformato da Ciro Immobile, una squadra che alla quarta partita consecutiva senza vittorie, due pareggi, due sconfitte, con il pareggio anche col Cagliari e sconfitte col Milan e Galatasaray, processo di apprendimento quello con Sarri che va a rilento. Una Lazio che è una squadra forte, che ha delle individualità importanti su tutti Luis Alberto e Milinkovic, però è una squadra che tra le big è sicuramente quella più in difficoltà insieme alla Juventus e che ieri probabilmente meritava la sconfitta, dato che la Lazio ha creato pochissimo, mentre il Torino ha avuto due occasioni importantissime, due grandi parate di Reina. E se non avesse fatto quell'errore quasi comico, Cicì, al 90esimo, il Torino l'avrebbe portata a casa in maniera molto comoda. Il derby esula da ogni classifica, Roma più 4 sulla Lazio, esula da ogni previsione, esula da ogni pronostico. Sarà importante prepararlo bene dal punto di vista non tattico, non tecnico, ma dal punto di vista emozionale, dal punto di vista mentale, dal punto di vista dell'equilibrio che predica sempre José Mourinho. Lui è la nostra garanzia per un grande derby domenica pomeriggio, sperando che non ci siano altri protagonisti inaspettati, altri protagonisti inattesi. Come il signor Rapuano ieri sera, ad arbitrare sarà il signor Marco Guida di Torre Annunziata, precedenti non molto positivi con Guida ultimamente al VAR errati, speriamo bene. Non voglio dire altro, sono già molto intossicato dall'arbitraggio di ieri sera e mi auguro davvero domenica di non dover fare un video con toni ancora più accesi e con toni ancora più drastici su questo argomento. Chiudiamo 2 minuti dedicati al Napoli. Napoli primo in classifica, meritatamente, grandissima vittoria, la seconda consecutiva, un secondo 4-0 in trasferta a distanza di 3 giorni in casa di una Sampdoria che non è una squadra scarsa, che ha fermato l'Inter, che si è giocata alla pari col Milan. Insomma, è un Napoli in forma incredibile. Fisica, mentale, tecnico-tattica. Napoli che però, diciamoci anche la verità, al Napoli sta andando anche tutto bene, perché come ha detto poi D'Aversa ieri, nel primo tempo la Sampdoria è stata superiore al Napoli, però poi è chiaro che il Napoli fa due tiri, uno se lo butta in porta Audero da solo, l'altro Fabian Ruiz indovina l'angolino, dall'altra parte Ospina fa due miracoli, Candreva da ottima posizione la spara alto. E quindi Napoli molto bene, Anguissa molto forte, Insigne giocatore fondamentale, Spalletti lo sappiamo è un grandissimo allenatore, però sta riuscendo anche tutto al Napoli, che però è meritatamente primo in classifica ed è la migliore fin qui delle big, insieme all'Inter, insieme al Milan, che sono lì con 2 punti di distanza, un pareggio
in più hanno fatto l'Inter e Milan, e poi appunto c'è la Roma, meno bene fin qui la Juventus e la Lazio. Noi ci risentiamo domani, ci saranno già le conferenze stampa di Sarri e di Mourinho, derby atteso, scontro atteso, Sarri-Mourinho già dal loro insediamento sulle panchine della capitale. E sarà giornata già di Serie A domani con gli anticipi Spezia-Milan, Inter-Atalanta, Genoa-Verona. Lanceremo anche la nostra nuova rubrica dedicata alle scommesse, ai consigli sulla giornata di Serie A. E buona serata a tutti, buona giornata a tutti, e ci risentiamo domani. Un bacione da Gigio 1927.